meu garage. Abbiamo un jingle, bello. Ma quello è Paolo. Ma porca miseria. La civettina sta arrabbiata, mo, tolleranza a te. Avanti. Poi non ho capito bene se è una civetta, una tortorella, non lo so, però no, è tanto, è una figlia di cooperativa, no! Quindi è una civetta, è un gufo, è una tortorella. Tanto Garuccia, tanto. È un lupupa. Lupupa, vai a essere un bambolo. Allora, non tu allora, a parte, sì, guarda, perché rientra nel discorso effettivamente, Annabella, fai pace con i neuroni, attiva le sinapsi e parla. Rilassiamoci un pochino. Senti il tuo respiro. Possiamo andare. Ok. Mio fratello mi telefona, capito? Non lo so. Scusate, ma non gli posso rispondere. È carino, aspetta, Daniel. Però di tu il fatto di ieri. Caso mai dovesse essere successo. Va bene. Ok, chiuso. Vai. Allora, tolleranza zero. Ieri, per diversi giorni evidentemente, anzi giorni addietro, abbiamo ricevuto un messaggio di via invito. WhatsApp. Ti invito a partecipare a una trasmissione. Naturalmente noi che tuteliamo la rete, noi stesse, non facciamo nomi. Ieri mi giungono due messaggi in cui mi si dice... Però aspetta, cioè precisiamo il fatto che lo stesso messaggio l'ha avuto Annabella e l'ho avuto anche io. Sì, certo, è solo che separatamente. Annabella ha avuto adesso quello... Un seguito. Diciamo così. Io no, perché siccome in questa trasmissione già ci sono andata 3 volte gratuitamente... E gratis e tamore dei non è sempre giusto, quindi, nel senso che... Anche, È semplice fare le trasmissioni, insomma, portare avanti delle trasmissioni. No, volevo dire, se avessi avuto un seguito con me, l'avrei mandato sopra la tangenziale, diciamo, a fare sarebbe stata poco morbida. Il gabinetto grosso, come diceva qualcuno. Il va bagno bene. Grosso, va bene. Allora, ricevo questi messaggi. Onestamente, mi era completamente passato di mente di richiamare o... In realtà i messaggi non li avevo manco letti. Mi arrivano questi due messaggi che quando li ho letti, io sono rimasta basita, nel senso che... Come ti permetti di usare dei toni veramente del cacchio per insinuare, dicendo o non dicendo, sei una maleducata, praticamente, perché quando si riceve un invito, se ti ho invitato è perché ti ritengo una brava artista, si risponde al telefono, mi meraviglio di te, sei sempre stata educata. Cioè questa cosa, ragazzi, non è che mi ha fatto salire il sangue agli occhi, di più, tanto che ho immediatamente interpellato la Lu. Ho detto, ma ti rendi conto che questo beota si permette di scrivere così? Che gli rispondo? Cioè, gli rispondo con diplomazia o lo mando a quel paese? Abbiamo concordato, meglio la diplomazia. Gli ho risposto con diplomaticamente, guarda, se ti rispondo è proprio per la succitata educazione. Ho dimenticato di richiamarti, non avevo letto i messaggi, non posso partecipare al tuo programma. Mi risponde con bye. Ora, tutta questa prosopopea per dire avete rotto le scatole, perché gli artisti, se voi vi dite artisti, e qua noi ovviamente capiamo che di artista avete poco, se dovete inveire così nei confronti di un artista che ha delle ragioni e poi potrebbe anche non voler partecipare al tuo programma, semplicemente, però ti ha spiegato che non ha letto il messaggio, si è scordato di... Cioè, ognuno sai com'è. Essere egocentrici, ok, ma non è che il mondo degli altri ruoti attorno ad un invito. Ma soprattutto non si può venire sempre ospiti gratis, a regalo. Perché se facciamo questo mestiere, lo faccio anche il come si dice, anche il dire vabbè, ma c'è un gettone così per rimborso. Invece proprio non si parla. Ma aspetta, che proprio. Noi magari rifiuteremmo. È chiaro, cioè, però la parte cosiddetta, cioè tu se sei artista ti devi comportare da artista, vuol dire che tu artista non sei se ti comporti così, perché noi due che pure abbiamo avuto picche non ci siamo mai permesse di dire cose a qualcuno che magari ha declinato un invito o si è dimenticato di avvisare. Smettetela, tu e tutti gli altri della tua categoria, smettetela, perché dovete capire che Mi dici guarda c'è un rimborso, io ti dico sì barra no, ma non ti permettere, ma neanche nei tuoi sogni più perversi, di utilizzare quei toni mai più con gli artisti veri che fanno questo lavoro davvero. Cioè allora, l'ospitata non è la telefonata di 5 minuti, l'ospitata dell'amico che una tantum ti viene a trovare, l'ospitata telefonica non è quello, è un'ospitata che dura il tot di una trasmissione, che ti fa la trasmissione. Beh, bello mio, bye bye.
detto questo, diciamo, bello, mi sono sfogata. No, beh, ma la sono stata bella, elegante. Vedo... Sì, no, elegante col mignolino alzato. Fatto il sieto abbastanza. Fatto bene. Beh, fatto bene. Avanza la d'accordo? Musica. Vabbè, lo sai che sono d'accordo, l'ho detto al telefono, te l'ho detto, però ti ho detto che se con te ha avuto un seguito, con me non poteva averlo il seguito. Vabbè. Solo per quello, perché io ho già dato abbondantemente. Basta! Che ti avanza? Una dedica per Elisa Liquidi. Abbiamo formato una coppia, io l'avevo detto, io l'avevo detto illo tempore, l'avevo detto, abbiamo formato una coppia. Comunque la grandissima Alice su Radio Bari è non marinata, eh.